cose che si pensa succedano solo nei film. Ed invece quanto accaduto al Lido di Camaiore ad un lucchese di 45 anni è divenuto realtà. L'uomo, complice l'assenza della moglie, andato a trovare la sorella in Francia nel settembre scorso, aveva pensato di passare la giornata, ma soprattutto la serata, con un'amica. Dopo aver apparecchiato per una cena intima nella residenza estiva di Lido di Camaiore, pronto per brindare con la donna, l'uomo si trovava di fronte all'incubo di ogni marito fedifero, il ritorno anticipato della moglie, la quale, notata la scena dalla finestra aperta per il gran caldo, si è precipitata in casa con intenti bellicosi, ma si è dovuta subito scozzare con la reazione del marito, che invece di inscenare ipotetiche scuse ha pensato bene prima di ingiuriarla pesantemente e poi di spingerla con forza fuori dalla casa, cagionandole un forte dolore alla mano. Per lei, oltre alla fine del matrimonio, anche una prognosi di alcuni giorni per l'infrazione ad un dito. Per lui, la denuncia in stato di libertà per i reati di ingiuria e lesioni personali.